Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Se volete che dica Berlusconi, Berlusconi dirà: c'è un programma elettorale, abbiamo vinto le elezioni, dobbiamo governare l'Italia, i miei governi sono stati sempre atlantisti, sono stato ricevuto con tutti gli onori e ho parlato al congresso americano, il presidente degli Stati Uniti ha fatto una cena alla Casa Bianca per me, noi siamo tutti con la Meloni, in Parlamento saremo tutti compatti, questo può dire Berlusconi. Qui il punto, voi state dimenticando, Paolo lo dice a modo suo, poi essendo allievo di Paolo deve essere molto rispettoso quando parlo di lui, però voglio dire, Paolo dice a modo suo una cosa che la realtà, ha vinto Meloni, cioè rispetto alle altre volte, alle altre elezioni. Ma cioè, ditelo a Salvini, scusami, e a Berlusconi, io non ti ho mai interrotto, ma ditelo a Salvini e a Berlusconi, scusate, non ci capiscono nulla. Allora, però non ci capiscono a casa e facciamo confusione. Ha vinto la Meloni e c'è una fotografia chiara del risultato elettorale, cioè c'è un partito al 26%, ci sono due partiti all'8%, c'è un fatto che c'è un leader donna per la prima volta, c'è un leader giovane, c'è un leader, ve l'ho detto già qui nella stessa cosa, tosto come una barra di titanio, cioè la Meloni ha detto il governo si fa come dico io, ma non come dico io, oppure che voglio le persone mie, piuttosto, con le regole che ci siamo dati e che sono utili al centrodestra, al paese, oppure non si fa, si va alle elezioni. Quindi il tema vero è questo elemento di novità, cioè la personalità della Meloni, è la personalità della Meloni. Allora io dico solo una cosa da giornalista. 6 mesi fa io leggevo che il centrodestra non sarebbe riuscito a fare la coalizione insieme. Poi che forse non avrebbe vinto le elezioni. Poi che sarebbe andato diviso al Quirinale, sono andati uniti, centrosinistra è andato diviso. Poi non trovava l'accordo sulle vicepresidenze del Senato e si sono scannati quelli di centrosinistra e il centrodestra ha fatto. Poi che non sarebbe riuscito a fare un governo di buon livello e l'ha fatto. Forse Italia non ha votato il presidente del Senato. Basta, bisogna rassegnarsi al fatto che ha vinto le elezioni. Perdonami, perché sennò sembra veramente che viviamo in realtà parallele e non ci incontriamo. No, viviamo, Tiziano, viviamo in realtà parallele, nel senso che c'è qualcuno che non si è accorto. Come è stato eletto Ignazio La Russa presidente del Senato? Allora, te lo ricordo, con i voti di chi? Te lo ricordo subito come è stato eletto. Allora, no, il regolamento del Senato dice che alle prime votazioni c'è bisogno della maggioranza degli aventi diritti al voto, dalle votazioni successive dei presenti. Quindi sì, Forza Italia, che era in un momento di discussione sulla formazione del governo, ha ben pensato, cosa che si è fatto una marea di volte nella storia politico-parlamentare italiana, di dire: io sto un attimo alla finestra alla prima votazione, in modo che ho il tempo tra la prima e la seconda votazione in un giorno di parlare, facendo capire che io sono anche numericamente determinante per la tenuta della maggioranza. Solo che si sono dimenticati che c'hanno una ragazza bravissima che è come una barra di titanio, Ignazio La Russa, che diciamo non dobbiamo spiegare che esperienza, nove legislature lui e prima 6 legislature il padre al Senato, quindi con una certa esperienza. E quindi ovviamente, tra l'altro, è stato un errore, perché nel momento in cui si sfila Berlusconi dà la possibilità al centro-sinistra di dire: mo dimostriamo che ci sono problemi. Qui è successo questo, ma la notizia di quel giorno non è quella, scusate, la notizia giornalistica. La notizia giornalistica di quel giorno, nell'interesse per capire cosa sta succedendo nella politica italiana: uno, che è stato eletto La Russa alla seconda carica dello Stato; due, che porta i fiori e si bacia con la segre. Ma certo, ma abbiamo raccontato tutto, come sai. Tre, che iconograficamente fa un discorso di altissimo livello, e lo abbiamo solo, mi corregga Paolo se sbaglio, due discorsi io ricordo di quel livello, quello di Luciano Violante nel 96, Italo, e quello di La Russa nel 2022. Queste sono le notizie. Adesso qua, vogliamo cercare il pelo nell'uovo, cerchiamo, ci divertiamo tutti. Italo, c'è un'altra notizia che nella narrazione parallela non è stata data. E nessuno ha rivendicato quei voti che sono andati in sostituzione di come suoi, anzi, tutti l'hanno negato. Notizia. Vuoi sapere chi ha votato secondo me a favore di La Russa? Come i franchi tiratori. Hanno votato i singoli per stima e per rapporti personali con La Russa. Cioè, non ha votato, loro l'hanno votato i renziani.
non ce ne frega moltissimo. Vabbè, vabbè, ognuno si tiene le cose che ritiene interessanti per sé. Ce ne frega moltissimo. O mi abbassare, o Paolo si plaga, perché sennò non riesco a parlare. Il punto era che non l'ha votato Forza Italia. Esatto. Il punto è che dentro questa maggioranza ci sono dei problemi. Dovete abbassare un attimo l'audio fuori, se no non riesco a parlare. Non capisco la ragione per cui negare il fatto che c'è stato un braccio di ferro. Lo dirò per l'ultima volta, diciamo. Nel momento in cui è stata eletta, Fratelli d'Italia ha preso il numero di voti che ha preso e noi abbiamo raccontato chi aveva vinto le elezioni. In questo studio si è detto che era successo un fatto, che c'era una maggioranza, che quindi la politica con la P maiuscola, quella cosa orrenda che si dice in questi casi, si riprendeva la scena. E abbiamo anche detto che ci auguriamo che questo governo lavori, perché siamo consapevoli, lavori bene, perché siamo consapevoli del momento storico che attraversiamo da tutti i punti di vista, per la situazione internazionale, per la situazione economica, e non sto qua a fare la lista della spesa, ve la facciamo tutti i giorni. Detto questo, a me sembra che a non vedere quello che nel frattempo è accaduto, a partire dal voto sulla Russa, passando per le dichiarazioni di Berlusconi, i mal di pancia che mediamente vediamo sempre, intendiamoci, quando si tratta di nominare tutti i posti di governo e di sottogoverno. Quando si fa il palinsesto della Sette succede la stessa cosa, Tiziana? Sì, qua però dentro non stiamo discutendo del palinsesto della Sette, perché per grazia di Dio non è così rilevante come il governo del paese, mi consentirà. No, dico, succede in tutte le comunità, ma figurati, in tutti i mondi ma succede. Figurati, qui non però governano la mia vita anche. Ognuno non si agita qui per però governano la anche la mia vita e sono accadute delle cose macroscopiche. Poi se voi non le vedete macroscopiche, io non ci posso fare niente. Però per me Berlusconi, che fa l'audio che abbiamo sentito, le vediamo, ma non ci è un fatto sul macroscopico del il fatto che quello esca e dica il ministro è Tizio Gaia Semprone, per me è un fatto macroscopico, perché anche una sgrammaticatura storia. Mi domando, questo insisterà o non insisterà sul governo di Giorgia Meloni? È legittima la domanda o no? Allora, è più che legittima. Questo è il tema, ragazzi, perché se no di che parliamo? Sono state delle sbavature, alcune particolarmente sgradevoli. Bene. Poi se tu dici inciderà, la Meloni ha dimostrato in 7 giorni che non inciderà. Mi chiedo, ha già dimostrato tutto in 7 giorni, alla faccia dell'atto di fede. Io per carità, io sono molto contenta se le cose vanno bene. Capacità Bocchino, guardi, di scusi, io sono sarò contentissima, non mi auguro brutte cose per questo paese, se vuoi che faccio degli atti di fede posso anche dire che sono contenta che c'è una premier, questo, per carità, sono molto contenta di tutte queste cose, però non l'ho fatto per nessuno, né per Draghi, né per Prodi, né per la Lina. L'atto di fede a prescindere, magari no. E quello che si vede in questi primi giorni è che c'è una maggioranza molto frastagliata e molto divisa, apertamente divisa. Oggi abbiamo discusso. Scusami, non c'è niente. Aspetta. E dopodiché. Vogliamo la maggioranza che c'era con Draghi? Vogliamo la maggioranza che c'era con Draghi? Ma infatti ne abbiamo parlato, però, Italo, non è che non ne parliamo. Ma di ne che abbiamo cosa parlato. La verità è che non vi rassegnate al fatto che una donna di 45 anni di destra popolare è riuscita a battere l'establishment. Va bene. Non vi rassegnate. Quando c'erano i problemi al governo Draghi, in questo studio abbiamo ampiamente parlato, e per quello che non accetto voti ben volentieri, diciamo. Alessio, che succede? Intanto Propoli per la gola.